Ragazze e ragazzi, bentornate sul mio canale. Oggi finalmente vi parlo dell'azienda Be Nature. Finalmente sto ultimando l'ultimo prodotto e sono pronta a parlarvene. Vi è incuriosito tantissimo, allora quando l'avevo acquistato e come voi vedete io sì acquisto, ma sono anche una consumatrice seriale invece di essere una accumulatrice seriale, quindi arrivo con calma e vi mostro quello che ho utilizzato, cosa ne penso. Be Nature è un'azienda che mi è piaciuta tantissimo. Quando ho acquistato i loro prodotti, diciamo che non era assolutamente famosa, poche persone in realtà anche tuttora conoscono questa azienda perché è un'azienda interna di un'erboresteria di Binasco, creata da Elisa, che è una delle proprietarie dell'erboresteria insieme a suo marito. Lei si occupa di formulistica e di cosmetici, lui invece, suo marito, si occupa di omeopatia, integratori, diete, eccetera eccetera. Giù nell'info box vi lascerò tutti i link al sito. Nel frattempo la famiglia Be Nature si è allargata, è uscita una nuova linea, la bava di lumaca, un nuovo tonico, con giuste tempistiche anche Elisa comincia a sfornare dei prodottini. È un marchio che mi piace molto perché non ha un marketing molto oppressivo, azienda e soprattutto un marchio che non promette il mondo, ma con giusta costanza vi dà dei risultati. Sfruttano degli ingredienti semplici ma che tra di loro funzionano benissimo. Io ho provato 4 prodotti e mi sono trovata benissimo con tutte e 4 referenze. Allora, quindi vi mostro la carrellata, anche se di questi prodotti man mano ve ne ho già parlato, accennato. Ora vi faccio proprio questa carrellata, un riassunto perché ci tengo, è una linea che mi è piaciuta. Insomma ragazze, Elisa non mi paga, sono prodotti che io ho acquistato andando, diciamo, a sentimento, perché certi marchi mi colpiscono, non solo il claim, non solo il packaging, e moltissime volte ci prendo anche perché comunque quando non seguo la massa, quando seguo il mio istinto, riesco sempre a trovare dei prodottini e delle chicche. Innanzitutto la linea che vi sto per mostrare è la linea base per pelle da pelle secca a mista. È una linea molto semplice che viene composta da olio struccante, detergente, maschera e crema. Partiamo dallo struccante. Anche Elisa ha preso questo filone di doppia detersione, ma ovviamente formulando i suoi prodotti li ha resi multifunzionali, soprattutto l'olio. Questo è il siero olio, si chiama Bio, olio multifunzionale. Sono prodotti con ince verde, non hanno certificazione, ma tutti ingredienti d'agricoltura biologica. Questo è il siero olio. Questo prodotto contiene 100 ml di prodotto ed è un prodotto multifunzionale perché è pensato per struccare, per nutrire le ciglia, per riparare i capelli. Si può utilizzare come siero viso, effetto anti-age, olio da massaggio, e sulla loro pagina Instagram, dove li seguo, lei lo utilizzava anche come olio da aggiungere nello scrub fatto in casa. Profumazione fantastica, il packaging è molto essenziale, ha il suo tappino che si apre, che potete aprire o svitare, ha un profumo veramente favoloso. E ragazzi, io l'ho centilinato, pur essendo 100 ml e ha comunque il suo prezzo, non esagerato, comunque ha un suo costo rispetto ai prodotti che possiamo trovare al supermercato, mi è durato tantissimo e me ne ero innamorata tantissimo. Come olio struccante mi è piaciuto tantissimo perché è un olio leggerissimo che va a struccare benissimo sia gli occhi, mascara, viso, labbra, eccetera eccetera. Lascia la pelle veramente morbidissima e si sciacqua facilmente. Non è un olio alla coreana, quindi non è un olio che si trasforma in latte, è un olio che va sciacquato, che comunque lascia la patina sul viso, e poi va abbinato a un detergente che lo vada a togliere completamente, quindi un detergente con la schiuma. Mi è piaciuto tantissimo, non mi ha mai andato a bruciare gli occhi, l'ho preferito proprio nella veste struccante perché ne andavo utilizzato poco e finiva più difficilmente, altrimenti l'avrei utilizzato anche sul corpo, ma capite bene che 100 ml di prodotto sul corpo mi durano 2 secondi. Pelle bellissima, pulita, non mi ha mai dato irritazione, non mi ha mai dato nessun sfogo, me l'ha lasciato sempre morbida, ottimo prodotto.
È pensato ovviamente da utilizzare preferibilmente con il suo detergente che insieme ragazze fanno una combo pazzesca. Questo è il Detergo Gel Bio Delicato per tutti i tipi di pelle, lenitivo, idratante e purificante. Mi sono dimenticata di dirvi che comunque questo è un olio antirughe nutriente che all'interno troviamo gli oli molto particolari come gli oli di vinaccioli, l'olio di cocco, l'olio di semi di girasole, l'olio di ricino, per questo svolge questa funzione anche nutriente per le ciglia. Troviamo la calendula, quindi indicato tantissimo per le pelli sensibili perché è un olietto che si può utilizzare come siero viso in caso di emergenza di pelle irritata, contiene anche il rosmarino per non risultare troppo pesante. Questo effetto è leggermente purificante. Insieme, ragazze, funzionano benissimo. È un prodotto che vi consiglio per tutti i tipi di pelle da acquistare rapidamente se vi ispira il marchio. Il suo detergente, come c'è scritto qua, lenitivo, idratante e purificante, è ottimo. All'interno contiene l'olio di rosmarino, l'acqua di clementina bio, tensioattivi vegetali molto delicati. All'interno troviamo anche la malva, camomilla, calendula, aloe vera e tutti i tensioattivi molto molto delicati. Infatti è un gel detergente non molto denso ma neanche molto fluido che fa pochissima pochissima schiuma, questo è l'erogatore, pochissima schiuma, quasi nulla, soprattutto se va abbinato al suo olio detergente non fa per niente schiuma, il che è un bene perché avendo così pochi tensioattivi o comunque delicati non vanno a irritare la pelle ulteriormente. Sicuramente adatta, è una linea adatta per le pelli veramente molto sensibili. Quando li utilizzavo insieme ragazze mi facevano una pelle pulita, liscia, morbida, ha quasi questo effetto nonché idratante perché proprio non lascia la pelle che tira, è in uno stato di comfort bellissimo, ne basta veramente pochissimo prodotto e se non fa schiuma ragazza non vi spaventate perché spesso i detergenti che fanno poca schiuma sono quelli che funzionano meglio, sono quelli che rispettano di più la nostra pelle. Ha un effetto detergente buonissimo, un effetto struccante benissimo e lascia questa pelle pulita e levigata ad oro. Non è un detergente idratante, ma va a seccare proprio la pelle, quindi secondo me in estate si può utilizzare, lo può utilizzare tranquillamente una pelle grassa e anche una pelle secca che non tollera quei gel detergenti che fanno tantissima schiuma che vanno a irritare la pelle, ma comunque non tollerano il latte detergente. Ottimi, ottimi entrambi i prodotti. Andando avanti, arriviamo alla crema viso bio tonificante antiossidante con aloe e melagrano. Packaging molto molto carino, sempre realizzato da Elisa. Questa crema contiene 50 ml di prodotto 12 mesi di PAO, all'interno contiene l'aloe, l'estratto di orzo, l'olio di cocco, il burro di karité, un incense molto corto e insieme all'acqua di aloe, insomma sia l'estratto che l'acqua. Un incense molto corto, sembrerebbe molto ricco, in realtà è una crema che vi ho già fatto vedere, vedete io sono praticamente in fondo, che io ho continuato ad utilizzare sia tutta l'estate 2 volte alla settimana e nell'ultimo periodo tutte le sere, perché i sbalzi termici, vuoi non vuoi, mettono a dura prova la mia pelle. Un prodotto ottimo, la profumazione sa tantissimo, non so perché, di olivello spinoso che io adoro, è una crema soffice, avvolgente, ma comunque presente, non è eccessivamente pesante, non è unta, ma una crema avvolgente, una crema che ha un effetto leggermente nutriente, pur essendo una crema che quando arriva a rottura ha un effetto bagnato, quindi è praticamente acquosa, facilmente assorbibile dalla pelle senza essere invadente, senza essere pesante, senza essere unta, senza essere pulente nelle giornate calde, vi dà un giusto apporto di nutrimento anche di estate quando sì, perdiamo tanta acqua, ma perdiamo anche quella parte lipidica, dà tantissima idratazione e col tempo vedete che la pelle risulta più luminosa, più compatta, più tonica. Qua dice che svolge un'azione antiossidante, sì, ma secondo me svolge di più un'azione protettiva, va di più a lavorare sulla freschezza della pelle, sulla luminosità. Ora, la luminosità non è che è un effetto glowy, super glow che siamo abituati, no, però vi dà quell'effetto di una pelle sana, vi dà quel giusto che la pelle ha bisogno in un determinato momento, perché è una crema non ricchissima di estratti, quindi non è carica, non è ricca, è basica,
Non dà assolutamente fastidio alla pelle proprio perché contiene pochi ingredienti ma super funzionale. Io mi sono trovata benissimo, non vi nascondo che l'ho utilizzata anche come impacco viso nei momenti peggiori perché tra le mie cure medicinali che ho preso, lo stress, ho avuto dei sfoghi, poi ho avuto lo sfogo da detersivo, poi da cambio temperatura, insomma la mia pelle era messa a dura prova, l'ho applicato una sera come impacco, ovviamente non ci ho messo metà confezione, però quello che serviva, e ragazzi non mi è andato assolutamente ad appesantire la pelle e ha avuto quell'effetto lenitivo. Mi è piaciuta veramente tanto e ve la consiglio se cercate una crema funzionale, se avete un piccolo budget ma non volete prendere la prima ciofeca da supermercato o un prodotto che non sa né di carne né di pesce. È un prodotto che funziona molto bene, è un prodotto che va ad ammorbidire la pelle, è un prodotto che ha un effetto emolliente, rigenerante se abbondato nella quantità, ma allo stesso tempo è anche una buona crema serale per una pelle secca. Io l'ho utilizzata anche di estate 2 volte alla settimana e poi nell'ultimo periodo tutte le sere, per questo sono giunta a questo livello, insomma. Come vi consiglio anche la maschera tonificante all'aloe spirulina. Questo, devo essere sincera, è uno dei prodotti che ho amato di più, anche se è difficile veramente scegliere. Avrei voluto provare anche il tonico, il siero, ma quando l'ho comprato ho comprato questo kit offerta, ma è difficile veramente scegliere quale sia il prodotto che mi è piaciuto di meno, perché tutti quelli che vi ho mostrato fino ad adesso sono stati buonissimi e questa marca maschera ancora di più. Se mi impappino, ragazze, perché sono sotto ciclo, sono disfatta, infatti si vede, ma è una gioia in questo periodo. Sono tutti attivi da agricoltura biologica, troviamo la glicerina, l'aloe, l'olio di girasole, l'estratto di orzo, l'estratto di oliva, troviamo anche l'acqua di orzo, olio di cocco, l'olio di rosmarino, acqua di rosmarino e alga spirulina. Favolosa. Era una maschera molto molto particolare. Sono comunque 50 ml di prodotto, cosmetici italiani al 100%, cioè questo proprio made in Italy, super. Era una maschera particolare perché sembrava una texture budinosa, di colore quasi grigino. Aveva una profumazione fresca, quasi fiorita, ma per niente stucchevole. Una volta che l'applicavo sul viso aveva questa rottura di prodotto tipo ricotta, no? Quasi trasparente ma tutta grumosa, quindi si faceva fatica a stendere. Quindi a me queste texture inizialmente mi davano fastidio, ma ragazze, ci ho sorpassato alla grande dopo aver visto l'effetto. Lo applicavo su tutto il viso, le prime volte mi andava a pizzicare un pochino, mi andava a pizzicare quasi a darmi la sensazione di bruciore, ma non mi è andato assolutamente a irritare la pelle. È come se svolgesse un'azione tonificante, un'azione rivitalizzante della pelle, come se fosse un mini massaggino, ed effettivamente il risultato è stato pazzesco, cioè questa maschera va ad ossigenare la pelle perché la vedete subito fresca e luminosa. L'aspetto tonificante è fantastico, cioè sentite proprio la pelle tonica, compatta, idratata, polposa, non appesantita, rivitalizzata, proprio fresca. Era un'ottima maschera da utilizzare in estate, era un'ottima maschera da utilizzare in cambio di stagione, era un'ottima maschera quando avete una pelle spenta, una pelle stressata, una pelle appesantita, se volete dare una botta di vita. Ottima. In più svolge anche un'azione antiossidante perché comunque l'alga spirulina ha questo potere di rimineralizzare la pelle. Mi è piaciuta tantissimo. Io praticamente, ragazze, l'ho mangiata in quarantena perché l'ho utilizzata in quarantena. Favolosa, cioè 50 ml sono andati via come il pane e mi è dispiaciuto veramente tantissimo. Quello che vi volevo dire, questa maschera non è prettamente idratante, cioè non spicca nell'idratazione, è una maschera che va a tonificare, una maschera antiossidante, una maschera ricompattante, è una maschera che vi risveglia l'incarnato, quindi anche se avete una pelle mista, grassa, va benissimo perché non è una texture pesante, non è assolutamente unta, svolge il suo e vi dà quella giusta idratazione per essere definita una maschera. Non è una maschera super super idratante che ha scritto qua, sono idratante, dissetante, no, è una maschera che fa
tutt'altro, e in più dà una leggera idratazione. Mi è piaciuta veramente tanto, ve la straconsiglio, come vi consiglio tutta la linea, soprattutto la linea della detersione, la maschera. So che c'è anche il tonico esfoliante che vorrei tantissimo provare, forse ci farò un pensierino, e la crema non è stata assolutamente malvagia e mi è piaciuta molto. Diciamo che la crema è un prodotto un po', non dico X, però è un prodotto che va a sigillare la skincare. Quello che mi colpisce, che ricerco sempre di più, sono tonici, sieri, essence. Ma non è stata assolutamente male. Se ve la promuovo io, che sono sempre la solita noiosa di turno, fidatevi. E niente, ragazze, questa è stata la mia review sul marchio Be Natural. Fatemi sapere se vi sono stata utile, se avete provato qualche prodotto. Io mi sono trovata molto bene, se hai capito. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao.